E allora Lorenzo, come sempre, pronta l'amica Silvia Pagni con il suo oroscopo musicale, ma al rientro troverete l'amica Barbara Passerini che sarà nuovamente in collegamento con Simone Zappacosta. Bentornati all'oroscopo musicale. Sotto il segno ancora dello Scorpione, nel mese di novembre nasceva una stella, una vera stella, una cantautrice, cantante italiana, dal nome Irene Fargo. Irene, dopo aver fatto parte di un coro polifonico, esordì da solista a Castrocaro con il nome d'anagrafe Flavia Irene Pozzaglio. Però il suo manager la convinse a cambiare questo nome e così arrivò il nome d'arte che era appunto Irene Fargo. Nel 1990 esce la sua prima produzione discografica appunto dal nome Irene Fargo, preceduta da un singolo estivo Le ragazze al mare. Gli inviti in varie TV, Rai, Mediaset la consacrarono tra le rivelazioni dell'anno. Partecipò anche ad alcune manifestazioni canore napoletane dove vinse con il brano Io che non vivo di Pino Donaggio. Dal 2002 intraprese anche l'attività di attrice con il cinema. Suo il motivo principale del film Nel mio amore, della scrittrice Susanna Tamaro. La sua grande presenza la troviamo anche nel 2009 nel concerto Amiche per sempre, organizzato dalla grande Laura Pausini, dedicata al terremoto purtroppo che ha avuto l'Abruzzo. Di produzioni discografiche ce ne sono veramente tante, ma lei amava Crescendo perché all'interno c'era un brano che lei aveva dedicato al suo grande amico Lucio Dalla, un brano ricostruito in stile spagnolo ed è questa, Caruso. Era molto apprezzata che il 18 marzo del 2019 viene posizionata la stella di Irene Fargo nella Canada Walk of Fame. Alla fine del 2018 Irene scopre di avere un cancro e si ritira alla vita privata. La ritroviamo sulle reti social nel 2020 con segni evidenti della malattia. Apparentemente guarita nel giro di qualche mese, tornò ad esibirsi dal vivo in varie occasioni. Tenne il suo ultimo concerto nel 2021 e la sera del 1 luglio, all'età di 59 anni, morì. Alcune curiosità, ma molto spiacevoli per lei. Irene Fargo avrebbe rilevato di aver subito violenze dall'ex marito. L'abbandono per un periodo dalle scene è stato proprio a causa di lui. L'artista era vittima di stalking e di violenze domestiche. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi a domani. Ciao da me, Silvia.